perché te ne vuoi andare così? Mo tenevamo pure la casa nuova. Perché vuoi emigrare? Ma chi hai detto che vuoi emigrare? Io voglio viaggiare, voglio conoscere. Non è che non sono più contento di stare qua. Venite da lontano? Da Napoli. Emigrante? No. No, cioè io... Cioè c'avevo pure un lavoro a Napoli, una cosa... normale proprio, come tutti quanti lavoravano. No, sono partito così, per viaggiare, per conoscere un po' che... Ma certo, fate bene. Fate bene voi giovani. Una cosa non vi va, piantate tutto e cambiate vita. Questo Gaetano non è americano? No, è di Napoli. Ah, è emigrante. Non si, no, io un lavoro a Napoli ce l'avevo, ci lavoravo normalmente, solo che sono partito per viaggiare, per conoscere, poi ho incontrato a Frank e sto qua. Voi siete napoletano, eh? Sì, ma noi emigranti, signor. No, 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 perché capare un napoletano non può viaggiare, può solamente emigrare. Cioè, uno esce, non può fare un viaggio. E amico del signor Sodano? Sì. Si tratta soltanto di lievissimo shock. Conseguente più alla paura che non alla caduta. Di solito in questi casi è sempre così. Lo abbiamo visitato con più attenzione, solo perché il suo amico è abbastanza pletorico, no? Pletorico, cioè, lui è un bravo ragazzo. Questo ve lo mo potrei dire che è uno, no. Cioè, bravo, è proprio uno che... Cioè è giovane, e allora ogni tanto, sapete, pensa che, chissà, si mette a fuoco pletorica. Lei è napoletano? Sì. Emigrante? Sì. Allora, ho capito. Buonasera. Buonasera. Ciao, grazie, diva, vatti. Sì. Intanto, io a 7.000 lire, a 7.000 lire, sto spendendo un sacco di soldi, capito? Oh, un sacco di soldi, lui, non ho visto un gol, vatti a sotto. Ne parla mai roppo, mannaggia, mi sei... Io non capisco, uno tiene un trattore in campagna che non funziona, mi pare proprio una cosa impossibile. Gaeta, no, ma tu fai sempre la stessa cosa, ma allora ancora ti fai capace. Ma poi quando buono buono le muto che lo cosa, che risolto? Cazzo, che già risolto, risolvo tutto cosa, che a cominciare a venire, a televisione, i giornalisti. Tutti quanti dice, ma voi siete quello che riuscite a muovere gli oggetti, muovetemi quello che c'è, pagate. Figurati, bravo a te, sì. No, allora non mi parlo. Che l'hanno fatto importante, a cominciare a venire siamo tutti scienziati proprio, sai, tutti quelli là importanti. Noi vorremmo studiare il vostro caso che riuscite a muovere gli oggetti, mi muovo questo, pagate. Allora diventa proprio un lavoro questo fatto, perché secondo me, su fatto proprio, è se essere un fatto governativo. Cioè proprio il governo sarà come lavoro su fatti si potere, per esempio muovere gli oggetti e leggere in tuo pensiero, tutte queste cose strane. Sarà tutto chi là un mezzogiorno, cioè tutto chi là su, tutto chi là su. Tutto quanto a muovere, a tenere un potere, come a chi là c'era all'industria, queste cose, a noi ci resta questi poteri qua. Ma chi lo governo mica c'è destra a noi i poteri, c'è destra a loro. Ma a noi ci resta l'industria però, sembra cosa ci guadagniamo. Ecco, quello che contano oggi l'industria, che te ne fai? La soddisfazione però, uno riesce a ricevuto pure l'industria, ma fa un capo, una cosa pure. Sembra una soddisfazione.